qualcosa in tutto Manuel è un giocatore bravo, fa cose importanti e che può fare ancora di più, però insomma è un tempo di grande volontà, perché ci ha giocato con squadre importanti e adesso hanno occasione di avere un primo stadio, quindi una chiave importante in Verona e mi siamo contenti che faccia così. Cosa è la partita che avrebbe dovuto fare magari quando era Bologna qualche anno fa, magari, no? È un po' mancato la partita. Ma stagione ogni stagione, non so sta cosa, non deve neanche ritornare, ne ha fatto tante volte, ma non sono andato, sinceramente secondo lei è un po' aiutato dal Bologna, all'inizio ha combattuto, ma noi che la seguiamo da sempre insomma abbiamo visto una squadra quasi un po' mentalmente. Lei che impressione ha avuto sinceramente come squadra? Tanto è lungo il campionato, magari si è esagerato. Sì, no, diciamo che Stefano non hanno detto anche di pregare, ho visto tante partite, non era di richiera la classifica. Sono sotto 2-0, una partita che sicuramente volevano vincere, quindi a livello psicologico volevano magari che sono riusciti a rimettere i piedi, però sono stati bravi a fare subito 3-1, quindi non sono mai riusciti a le sensazioni, modo di ribaltare la partita, non sono mai partito, quindi è una gara così, credo che quello del Bologna siano più alti della classifica che ha. Di classifica, mister, l'hai letta la classifica del Verona? Sì. No, perché guarda, sinceramente non per fare falsi moralisti, non mi interessa, cioè, siamo contenti di questa partita, vi ripeto, oggi abbiamo fatto tante cose buone, è una classifica che è buonissima, dovevamo arrivare a questa prima sosta, dovevamo recuperare i giocatori, un problema nazionale, però è importante chiudere con un risultato positivo. Chiaro che vinciò è qualcosa di grande, poi come abbiamo vinto ci rende molto quello che è altre cose, io che è un po'. Colpisce la crescita che sta avendo la squadra, no? Perché dall'inizio si è sempre fatto un passo in più. Oggi è una vittoria veramente incredibile, una vittoria col gioco. Il terzo gol di Toni è forse una delle cose più belle della storia della gestione della Verona. Perché... Ecco, e colpisce questo, è una squadra che sta crescendo, sì, sempre preso qualche cosa. Ci mancherebbe altro che non cresca la squadra, cioè, mi fate giocare agosto, cioè, siamo già a essere al top agosto, la squadra deve crescere, come deve crescere, dovrà crescere il Bologna, come mai c'è tutte le altre squadre. Quindi, chiaro che abbiamo crescito, abbiamo fatto le cose meglio. Oggi abbiamo fatto tante cose di crescita. Stai dicendo una cosa che credo che sia non normale, però una squadra parte dalla preparazione, con i giocatori che arrivano, c'è chi magari è arrivato in un momento, ancora inserirsi, sono tante cose, una squadra non si fa, sono 7 giornate, quindi abbiamo ancora tanto tempo e tante cose da migliorare, credo. Non è che anche se abbiamo vinto siamo più bravi, sappiamo tutto, sarebbe uno dei più grossi errori, non lo permetterò mai, non lo permetterò mai nella società, nel direttore, noi siamo ben consapevoli di aver fatto una partita, ma belli tranquilli, belli sereni, tranquilli, proprio terra a terra, perché il campionato è ancora lungo e volevamo fare bene, questo è il dubbio, lo volevamo fare per noi, per il presidente, per tante situazioni, però non cambia niente, non cambia niente assolutamente, non è un modo di crescita che deve. È mai allenato un talento come Turbo, perché quello visto oggi francamente era un giocatore. Siamo poi campioni innamorati in fretta. Manuel è un giocatore bravo, molto bravo, un giocatore che ha grandissime qualità di prospettiva, però è un giocatore che viene dalla strada, un giocatore che ha giocato nei replay, del Porto, un giocatore di grande prospettiva. Qui adesso è un campionato importante, ha la possibilità di mettersi in luce, lo sta facendo, giocherà, non giocherà, però tutto deve.
salario di qualità è importante, quindi sono bello che deve migliorare come condizione. Un'ultima parola.